Si conta e si bonconta che in un paesino siciliano viveva una famiglia molto povera. Il papà era un onesto lavoratore che cercava di impegnarsi per mantenere i suoi cari, ma senza grande successo. La mamma sapeva fare di tutto: pulire, cucinare, impastare il pane, raccogliere le verdure commestibili, tagliare e cucire i vestiti, ma avevano una famiglia troppo numerosa e il tempo ed i soldi non bastavano mai. La coppia infatti aveva messo al mondo quasi un bambino all'anno ed ora avevano 13 figli, di cui l'ultimo si chiamava proprio Tridicino. I bambini erano tutti belli, sani, educati, ma per sfamarli la mamma doveva usare un pentolone fuori misura e per vestirli comprava intere pezze di stoffa al mercatino del sabato. Insomma, le spese non finivano mai ed il lavoro spesso mancava o non era sufficiente. Un brutto giorno il padrone disse al papà che la sua bottega andava male e quindi non poteva più permettersi un aiutante. Il poveretto tornò a casa quasi piangendo, ma non voleva rattristare i ragazzi e con loro cercava di essere sempre sereno e tranquillo. Con la moglie invece si sfogava e insieme cercavano di trovare una soluzione. Così una sera decisero che la domenica seguente avrebbero portato i bambini a fare un picnic nel bosco e poi li avrebbero abbandonati là. Il bosco era abbastanza vicino al palazzo del re e spesso principi, principesse e cavalieri andavano tra i suoi alberi a passeggiare o a caccia e incontrando i loro bambini si sarebbero sicuramente inteneriti e li avrebbero presi con sé dando loro una vita ed un'educazione migliore di quella che avrebbero potuto dare loro stessi. Tridicino, che era molto sveglio e furbo, aveva capito che c'era qualche problema e si era nascosto per ascoltare i discorsi dei genitori e senza dire niente a nessuno aveva cercato di risolvere il problema. Si era così riempito le tasche di ciottoli e pietrine bianche che in una gita a mare aveva raccolto sulla spiaggia e poi era andato a letto dove già dormivano i fratellini. Il giorno dopo era una bellissima giornata di sole e i genitori comunicarono ai ragazzi la loro intenzione di fare una bella gita. La mamma aveva preparato dei miseri panini con quel poco che c'era in casa. Papà aveva preso l'acqua e via per i sentieri tortuosi del bosco. I ragazzi cantavano allegramente, ma i genitori erano molto seri e silenziosi. E Tridicino di tanto in tanto lasciava cadere per terra uno dei suoi ciottoli, pregando tra sé e sé che bastassero. Finalmente arrivarono in una radura. I bambini avevano una gran fame e divorarono tutto, bevvero a volontà e si sdraiarono sotto gli alberi e si addormentarono. A quel punto i genitori li guardarono con le lacrime agli occhi e tornarono indietro senza farsi sentire. Il risveglio non fu dei più festosi, era già sera e i ragazzi cercarono inutilmente i loro cari e non trovandoli si spaventarono. Tridicino allora li calmò, spiegò loro cos'era accaduto e disse che se si fossero fidati di lui, la mattina seguente li avrebbe riportati a casa. Per quella notte avrebbero dormito sugli alberi per difendersi dagli animali del bosco. Intanto anche i genitori si erano pentiti di quello che avevano fatto e piangendo avevano deciso che la mattina seguente sarebbero tornati nel bosco a riprendersi i figliuoli. La mattina dopo, di buon'ora, Tridicino svegliò i fratelli e tutti insieme si misero in cammino, cercando attentamente i ciottoli di mare bianchi che aveva lasciato cadere il giorno prima.
Così, dopo qualche ora di cammino, si ritrovarono senza difficoltà ai margini del bosco, dove si incontrarono con i genitori che stavano andando a cercarli. Tutti si abbracciarono e baciarono e giurarono che non si sarebbero separati mai più. Ma i buoni propositi degli uomini sono fragili come le nuvole del cielo. E così qualche mese dopo, la situazione finanziaria della famiglia peggiorò nuovamente e Tridicino si rese conto che i suoi genitori avevano deciso di nuovo di affidarli alla sorte. Questa volta però non riuscì a trovare ciottoli o a segnare la strada e dovette accontentarsi di mettere in tasca dei pezzetti di pane raffermo. L'indomani, come da copione, passeggiata nel bosco, picnic, sonnellino sotto gli alberi e fuga dei genitori. Stavolta i bambini non piansero, non si terrorizzarono, ma si rivolsero a Tridicino, certi che avrebbe risolto il problema. Ma il ragazzo stavolta fu meno fortunato. Aveva lasciato cadere per tutta la strada dei pezzettini di pane raffermo, ma gli uccellini e le formiche li avevano divorati. Ed ora non c'era nulla che potesse indicare loro la strada. I ragazzi si guardarono intorno molto preoccupati, non c'era nulla che indicasse loro la direzione da prendere, solo alberi, alberi e alberi. In fondo una piccola altura, una specie di collinetta. «Ecco», disse Tridicino, «da lassù si vedranno tutti i dintorni e potremo capire da che parte si trova casa nostra». Cammina, cammina, che ti cammina, non si arrivava mai. E nel frattempo stava calando la notte. Alcuni dei bambini avevano cominciato a piagnucolare quando Tridicino gridò: «Una luce! Lì a destra c'è una luce! Sicuramente ci sarà una casa! Chiederemo ospitalità ai padroni!» I ragazzi, rincuorati, si diressero verso la luce. Si trattava realmente di una casa. La raggiunsero pieni di speranza e bussarono. Aprì un uomo grande e brutto che appena li vide ne afferrò un paio cercando di mangiarli. Era il vecchio drago. I bambini si misero ad urlare, ma inutilmente. Nella casa non c'era nessun altro che potesse aiutarli. Allora Tridicino cercò di farsi ascoltare dal mostro. «Un momento, signor vecchio drago. Voi siete grande e potente, ma noi siamo piccoli e magri e sicuramente non riuscirete a saziarvi mangiandoci adesso. Teneteci un po' con voi, fateci mangiare delle cose nutrienti. Ci mangerete dopo, quando saremo diventati grassi e morbidi, come piace a voi». E tanto fece, tanto disse, che il brutto orco si lasciò convincere e decise di tenerli con sé per ingrassarli. I bambini quella sera cenarono col vecchio drago che aveva appena sfornato il suo cibo, un intero vitellino da latte. Poi subito a nanna. Dal letto i fratellini sentivano il loro carceriere che continuava a mangiare e bere, sputando ed eruttando rumorosamente. Poi sentirono il rumore dei suoi passi verso la camera da letto, poi piano piano il silenzio, il respiro da sonno ed infine un russare continuo che faceva quasi tremare la casa. A questo punto Tridicino chiamò i fratellini. «Perfetto, dorme, possiamo scappare. Mi raccomando, dritti verso la collinetta, di là potremo vedere la strada giusta per tornare a casa. Se vi sentite inseguiti o dispersi, non giratevi indietro, non aspettatevi. Ognuno pensi a se stesso, sempre dritti, la collinetta è l'unica via di salvezza». Aprì la porta. I fratelli uscirono, ma mentre Tridicino stava chiudendosi la porta dietro, si sentì un minimo cigolio. Il vecchio drago si svegliò e fece in tempo ad afferrare il ragazzo e a richiudere la porta con un calcio. Gli altri se ne fuggirono come concordato. «Ah!» urlò il vecchio drago, «mi volevi ingannare, eh?» «Ora te ci penso io, seguirò il tuo consiglio, ti farò ingrassare, ma dove e come voglio io». E così lo chiuse in una cassapanca, ne inchiodò il coperchio, vi fece due buchi per l'aria e per il cibo e decise di sottoporlo ad una supernutrizione a base di passula e fico.
Ogni giorno gli chiedeva di inserire il dito in un buco per vedere se si era ingrassato abbastanza, ma Tridicino aveva trovato dentro la sua prigione una codina di topo e la mostrava al posto del dito, con grande delusione e rabbia del vecchio drago. Un brutto giorno, però, il gatto di casa, convinto che si trattasse di un topo intero, afferrò al volo e mangiò la codina. E Tridicino dovette mostrare il suo vero dito, che si era fatto grasso come un salsicciotto. «Ah!» urlò il vecchio drago. «Mi volevi imbrogliare. Ora la tua ora è suonata. Domani ti cucinerò nel mio forno». Il giorno dopo, come promesso, il vecchio drago schiodò la cassa dove aveva chiuso Tridicino, che ne uscì bello, florido e sorridente e apparentemente disponibile. Il vecchio drago gli chiese di fare na poco di striduzzo per famiare e lui tagliò e segò alla perfezione un grosso ramo secco, portò i pezzi accanto al forno, raccolse i resti della cenere e aiutò il vecchio drago a famiare. Ad un certo punto, quando il forno era ben caldo, Tridicino si fermò di soprassalto, con espressione stravolta, e gridò: «Femmo, Femmo, ma chi c'è?» e si avvicinò a guardare dentro il forno. Il vecchio drago rimase meravigliato e, chiedendosi cosa dovesse guardare, e il ragazzo, eccitatissimo, continuò: «Dentro, a destra, in basso, più giù, quella cosa nera». Il vecchio drago, trascinato da quella foga, si avvicinò al forno, si abbassò fino a sfiorarne con la faccia la bucca. A questo punto il ragazzo con un colpo secco lo spinse dentro e chiuse con la pesante balata che si poteva aprire solo dall'esterno. «Giustizia è fatta!» esclamò Tridicino, si avvicinò al letto del vecchio drago, sbottonò il materasso e ne tirò fuori tutti i soldi ed i tesori che il mostro aveva rubato e nascosto lì. «Mio padre non avrà più bisogno di lavorare», pensò il ragazzo. Così mise tutto in un sacco e si avviò verso la collinetta da cui individuò facilmente la strada da seguire per tornare a casa. E fu a così che restarono felici e contenti. E nau ricca, un navè munente.